che diceva sempre più in alto. Lo diceva Mike, buongiorno. Mike, buongiorno. Siamo con la famosa grappa. Sì. Siamo sempre più in alto perché ti ricordi quel simpatico cittadino che abbiamo trovato ieri sera? Sì. Tra le tante cose che ci ha detto che qui siamo in un anfratto delle scale mobili, cioè tra i due tronconi delle scale mobili iniziali, e dove tra l'altro qui sopra in questa tettoia ci sono saliti dei ragazzi anche in modo un po' sciagurato, hanno messo il video anche sui social perché vedi la rete è tutta divelta e sono saliti qui, rischia, cioè, è pericoloso insomma, no? Io vorrei che il nostro operatore salisse anche lui. No, no, anche perché vorremmo finire la puntata. Se va in quella caditoia là, guarda cosa c'è. Cosa c'è? È pieno. Di? Di sporco. Forse sporco. Se viene di qua forse lo vedi abbastanza bene. Vediamo un po'. Dico, ci sono stati anche adesso, ci fa notare giustamente il nostro Fabio, che c'è le impronte sulla neve, cioè si salgono in continuazione. Sì, sì. Ah, guarda le bottiglie che c'è. Sì, sì, è vero. Guarda. Sì. Logicamente le lanciano lì, poi l'acqua le porta giù e qui intassa tutto. Vedi come intassa tutto. Poi ci piove di sotto, per forza. Guarda, guarda le scale mobili si compono. E qui insomma ci meriterebbe un po' di sorveglianza. Esatto, un po' di sorveglianza, non ti dico mettere la telecamera, ma insomma un po' di sorveglianza e anche un po' di manutenzione, perché bene o male i caditori vanno puliti ogni tanto. Questa da quando l'hanno fatta l'hanno mai pulita. Si è accumulato per tempo, guarda, diverso tempo. Il lavoro di sudicio. No, lo raccoglio tutto la prima. Sì. Tutta la prima raccoglio tutto. Sì. Sì. E comunque è pieno di sporcizia di ogni tipo. Sì. Sicuramente. Per lì la notte sicuramente ci fanno i bagordi. Sì. No, parliamo anche del pollo di panna senza testa. Comunque cioè, anche montare qui sopra è pericoloso oltretutto. Non so sotto ci fosse. Ci sono venuti anche a mangiare. Non c'è granché perché vedo che c'è il vuoto. No, c'è il vuoto. Sono venuti anche a mangiare la pizza, guarda. Sì, sì. C'è cioè, proprio una bella pizzata qui sopra. Ma da sera d'estate, magari oggi no, stasera no. Ma le sere d'estate poi è anche un bel vedere questo, È comodo, si scende dal prato, viene direttamente qua e poi è anche un bel vedere perché c'è tutto il casentino davanti. La vista è bella, perché è bella, romantica, è bella. Però mi pare che di romantico c'è ben poco lì. Quella. Il problema è che i romantici poi lasciano il sudicio, è quello il problema, no? Che è meno romantico. E comunque una controllatina qui andrebbe data, no? Penso proprio di sì. Perché è un peccato che sia tenuto in questo modo, che poi non tutti sanno che poi c'è questo passaggio, perché io non mi c'ero mai soffermato, no? Cioè uno prende le scale mobili e nessuno sta a vedere che dietro c'è. Non è che sta fatto anche bene. Qui c'è altra sporcizia. A proposito di sporcizia, anche guarda laggiù vicino a quel campetto lì. Guarda, tutta là. Beh, è pieno di rifiuti di anche là. Perché il vento ce l'ha appoggiata a quella rete, vedi? Sì. Vabbè, siamo un po' incivili, dai. Sì, un po' tanto. Comunque, il nostro cittadino aveva ragione. Qui c'è anche una siringa, però. L'ho trovata. Con l'ago bello fuori, guarda. Scusa, ma io non le conosco. La rossa, insomma. Almeno io le conosco, però l'ho visto questo ago venire fuori. Vedi lì? Eccola là. Purtroppo anche qua arrivano, anche se anche il prato era famoso, soprattutto anche negli anni 80. Sì, sempre stato. Anzi, che è migliorato forse. Sì, non ci sono. Ricordo più. Ricordo che si diceva quando ero bambino delle siringhe piantate negli alberi, sì, no, qua su. Sì, sì. Comunque, qui buttano di tutto. È un peccato perché siamo al prato ormai praticamente. Nel parco di Arezzo. Sì, e la cattedrale, via dicendo. Sì, bottiglie anche qua su, rifiuti, sì. Carte, cartine. Vabbè, possiamo andare anche di qua, dai. Sì, comunque, possiamo anche salutare facendo vedere questa... Fabio. Sì, anche perché abbiamo lasciato anche della roba che se tu eri partito... Quindi lui deve tornare indietro adesso. Sì. Vabbè, gli fa bene un po' cicciottelle. No, non parliamo di queste cose. Anzi, sarebbe il caso che la Greta lo mettesse un po' dietro. Ciao. Ci vediamo domani. Ciao Fabio.